Grazie Presidente, io non ho nessuna difficoltà ovviamente a fare il mio intervento adesso, però non capisco perché altri consiglieri si prenotano e poi decidono di non parlare. Mi sembra abbastanza irrituale. Va bene, se il Presidente l'ha chiamata, evidentemente si è sbagliato il Presidente. D'accordo, va bene, nessun problema. Presidente, commetta meno errori per cortesia. Adesso, al di là della polemica che ritengo anche veramente di basso livello, per cui non vorrei proseguirla oltre. Allora, questo assestamento arriva alla fine di un percorso che evidentemente non è noto a qualcuno che è intervenuto all'interno di quest'Aula e che magari adesso ha preferito insomma recarsi altrove perché evidentemente non trova interesse nell'ascoltare i colleghi che intervengono. Apprezzo molto al contrario i consiglieri sia di maggioranza che pochi di opposizione invece siedono al loro posto ad ascoltare quello che i colleghi hanno da dire. Partirei dal riferimento che la consigliera De Biasi ha fatto sulla Commissione. La Commissione non è stata convocata in fretta e furia, ma in base al regolamento è stata convocata con ben oltre 24 ore di anticipo, perché è stata convocata il 18 luglio e si è tenuta questa mattina alle 9, come è previsto dal calendario della Commissione Bilancio. La Commissione Bilancio è prevista, quando viene convocata, alle 9 di mattina, che credo per tutti sia un orario consono, perché non so in quale ufficio, quale azienda o quale negozio si lavori dopo questo orario. Lavorare in un ufficio alle 9 è un orario normale, questo è un anno che cominciamo la Commissione Bilancio alle 9 ed è stata convocata con 2 giorni di anticipo a supporto, come prassi, dell'Aula. Ed essendo convocata l'Assemblea alle 9.30, il Presidente della Commissione, che corrisponde alla mia persona, ha convocato con 30 minuti di anticipo per dare ai commissari la possibilità di ascoltare il resoconto relativo al parere OREF che era già stato fornito, quindi prima della discussione generale. Abbiamo detto che era opportuno prima della discussione conoscere i rilievi dell'OREF e così è stato. Quindi sulle affermazioni della convocazione in fretta e in furia mi permetto insomma di sorridere. Parto dai fondi cultura. È vero, ci sono 150.000 euro circa in più, ma non si deve affermare che la cultura sui municipi preveda solo 150.000 euro, perché erano già stati stanziati dei fondi per un totale di 512.000 euro, vale a dire mediamente 34.000 euro a municipio, con un valore minimo di 24.900 che era rappresentato dalla media degli stanziamenti iniziali. Per cui si è deciso di portare tutti i municipi almeno a quella cifra. Quando ero consigliere in municipio, sugli stanziamenti per i municipi, per la cultura, c'era zero, salvo poi far arrivare sotto Natale qualche migliaio di euro per manifestazioni legate ai babbi natali che con le trombette andavano in giro per i municipi. Grande esempio di come la precedente amministrazione immaginava la cultura. Debiti fuori bilancio. Ma evidentemente qualcuno si è dimenticato che a dicembre, negli ultimi 3 giorni dell'anno, quest'Aula ha approvato quasi 100 milioni di debiti fuori bilancio e che ci siamo ritrovati come fardello quando siamo entrati ad amministrare questa città. Ma non parliamo del passato. Nel corso di questi 6 mesi qualche altra delibera relativa ai debiti fuori bilancio è stata approvata ulteriormente da quest'Aula, quindi proseguendo su quello che era stato iniziato già a dicembre, e su impulso della Commissione sono stati anche forniti i criteri affinché gli uffici e l'assessorato lavorassero in termini di priorità sulle pratiche dei debiti che potevano essere lavorate, e questo sta avvenendo. Tant'è vero che in una commissione di qualche giorno fa abbiamo quelle commissioni che vengono convocate all'alba alle 9 di mattina, sono stati approvati altri debiti, o meglio, è stato espresso parere favorevole per il riconoscimento poi in aula di altri debiti fuori bilancio. La somma urgenza
si chiama così perché non è un'invenzione del lessico italiano strana, si chiama somma urgenza perché dovrebbe essere una procedura che è prevista dal codice dei contratti utilizzata nei casi estremi, vale a dire quando si presenta un evento eccezionale e si deve far fronte non avendo previsto a bilancio quell'evento. Quindi si interviene perché c'è stato un evento esterno che può essere un'alluvione, ricordo il 2014. Peccato che poi nell'ambito dell'utilizzo di questo strumento in passato abbiamo visto completare lavori, cioè si rompe una strada, non ci sono i soldi, si riasfalta tutta quanta la strada per chilometri perché evidentemente in quel momento fa comodo, tant'è vero che l'OREF, che qualcuno richiama come organo censore di cui dobbiamo ovviamente prendere spunto perché ci dà delle indicazioni, allora diceva guardate che voi i debiti fuori bilancio sulle somme urgenze non le potete gestire in questo modo, potete finanziare una parte perché effettivamente è riconducibile all'evento eccezionale e questo è scritto nelle carte, l'altra la dovete finanziare con fondi ordinari e non con i fondi derivanti dall'applicazione delle somme urgenze e col debito fuori bilancio. Ma tutte queste informazioni sono la Corte dei Conti che poi puntualmente deciderà sulle varie situazioni. Riscossione l'OREF, di cui brevemente riporto le indicazioni che vengono fornite come prescrizioni, al punto 3 interventi più incisivi tesi ad intensificare la riscossione delle entrate proprie dell'ente ritenendo insoddisfacenti i provvedimenti ad oggi adottati riguardo il recupero dell'evasione fiscale, degli affitti, dei proventi e delle multe e i corrispondenti risultati ottenuti nel primo semestre 2017. Ma questo è un consiglio assolutamente, una prescrizione assolutamente da tenere presente. Mi chiedo se l'OREF si riferisca anche ai 100 milioni che il governo, che lo Stato deve di Tari arretrata all'AMA. E 100 milioni, come voi potete immaginare, nel novero delle entrate che Roma Capitale e le partecipate aspettano e iscrivono a bilancio per poter far fronte poi alla fornitura di servizi, credo che rappresenti un qualcosa di significativo. Allora magari chi oggi è in opposizione ma al governo centrale in realtà invece ricopre proprio la funzione di governo potrebbe suggerire di onorare quelli che sono i propri debiti. Al punto 4 la prescrizione, la puntuale ricognizione dei debiti fuori bilancio e degli oneri relativi ai contenziosi in essere. Ma questo è in contrasto con cose che sono affermate nelle pagine precedenti, vale a dire continua iscrizione di accantonamenti per i debiti fuori bilancio. Delle due l'una, al verificarsi di debiti fuori bilancio da sentenza in questo caso, gli 11 milioni e mezzo circa derivano grosso modo tutti quanti da sentenze che sono state iscritte. Mi chiedo se da una parte dobbiamo prevedere essere prudenti, perché la parola prudenza è stata più volte utilizzata dall'assessore, io condivido pienamente, se da una parte dobbiamo essere prudenti e fare gli accantonamenti perché si presenta un rischio, c'è proprio un fondo apposta, non capisco perché dall'altra parte ci viene detto dovete essere puntuali nella ricognizione e nell'accertamento dei debiti fuori bilancio. Già lo facciamo, è una prescrizione un po' pleonastica insomma, no? Poi ci sono dei suggerimenti che sono di carattere amministrativo, forse non so se sono proprio propri dell'organo. Valutare l'opportunità di mantenere in essere Roma Metropolitana, questa è una valutazione che l'amministrazione farà, ma è compito di chi governa, non di chi controlla. È una puntualizzazione che mi sembra almeno fuori posto. Di completare con urgenza le operazioni di riscontro dei reciproci saldi con le partecipate, soprattutto in funzione della prossima imminente scadenza del bilancio consolidato. E lo sappiamo, lo conosciamo il calendario contabile, lo sappiamo che a settembre-ottobre dovremo fare il bilancio consolidato. Ci viene ricordato, va bene, come agli scolaretti. Vabbè. Punto 19. Subordinare l'impegno delle maggiori spese all'accertamento delle corrispondenti maggiori strade. Io devo fare una cosa.
i colleghi dell'Orefi li devo invitare in commissione quando l'assessore Mazzillo o il suo collaboratore, il dottor Traffaglia, vengono proprio a sottolineare questo fatto. E lo dicono proprio, no, anche ai consiglieri, ma dobbiamo, no, si possono fare le spese solo una volta che abbiamo accertato le entrate. È una caratteristica di questa amministrazione. Per cui io il punto 19 lo rispedisco al mittente, così com'è. Punto 20. Un monitoraggio costante per le previsioni di spesa subordinato all'espletamento delle gare, in modo da prevedere le variazioni necessarie a consentire all'ente l'impegno delle somme che saranno effettivamente spese nel corso dell'esercizio. Altra caratteristica dell'amministrazione corrente. Anche questa affermazione probabilmente, assessore, dobbiamo pubblicizzare un po' di più il lavoro che facciamo, sia in commissione che in assessorato, probabilmente non lo facciamo abbastanza bene. Era meglio avere una prescrizione, pubblicizzate meglio quello che fate perché noi non ne abbiamo cognizione, e allora quella l'avrei anche accettata. E poi permettetemi, al di là del fatto che io ringrazio sempre l'OREF per il lavoro puntuale che svolge, però insomma, un sassolino dalla scarpa me lo devo togliere. Nell'espressione di parere, che ricordo è favorevole, non stiamo parlando di un parere non favorevole, c'è un parere con prescrizioni, vale a dire i conti sono in equilibrio, va tutto bene, però state attenti a queste cose. Quando io leggo per la mancata approvazione dei bilanci da parte di alcune società, è una criticità che viene, no? Che viene detto, guarda, è favorevole, però attenzione, ribadiamo questo punto di attenzione. Da parte di alcune società partecipate, che ricordo che ci sono bilanci del 2015, che non so, forse pure il commissario Tronca ha una preoccupazione se la doveva far venire, visto che i bilanci del 2015 non sono di alcune partecipate, non sono, però fino a lì tutto tranquillo. Adesso ci ricordiamo che non è approvato il bilancio. Per la mancata approvazione dei bilanci da parte di alcune società partecipate, che determina ulteriori incertezze negli equilibri di bilancio di materiale e che rende necessaria l'adozione di adeguate politiche di austerità e di riorganizzazione dei servizi. Punto. Qui doveva finire. Non posso leggere che in questo particolare momento disinneschino le tensioni sociali che si stanno generando sulle voci di riorganizzazione dei servizi pubblici locali. È un commento di carattere politico. Non è possibile leggere ancora queste frasi nei pareri dell'OREF. Emergenza incendi. Guarda caso questa amministrazione impone delle regole, non parlo solo degli incendi sulle aree ovviamente verdi. Questa amministrazione impone delle regole, altrimenti quelli che noi a Roma chiamiamo gli sfasciacarrozze dovranno chiudere, cioè o adeguarsi a quelle regole o chiudere, e aumentano del 300-400% gli incendi di queste attività. Per carità, assolutamente fisiologico, ma una domanda io me la farei. E poi parliamo dell'emergenza incendi. Non è a fuoco solo Roma, è a fuoco tutta Italia, ma ovviamente i media parlano di Roma. Peccato che poi scopriamo che i servizi di spegnimento incendi a volte sono affidati ai privati, poi scopriamo che è stato cancellato, ironia pura, che è stato cancellato il corpo forestale dello Stato, e che i mezzi del corpo forestale, poiché non hanno cambiato le scritte, devono rimanere a terra, per cui gli elicotteri che vengono utilizzati, soprattutto in determinate situazioni, sono anche, diciamo, è il mezzo più adatto per fare non solo spegnimento ma anche prevenzione, devono rimanere a terra, causando ovviamente una mancanza di servizio, no? Che ricordo che sì, è vero che il capo della Protezione Civile di Roma è il sindaco, ma la Protezione Civile è un servizio prevalentemente a controllo regionale, per cui anche su questo qualche responsabilità quantomeno condividiamola. E dire che questa amministrazione non sia attenta al fenomeno credo che sia abbastanza fuori luogo. L'altra cosa che non sopporto è sentire attaccare l'assessore Colomban, perché l'assessore Colomban in pochi mesi ha fatto un lavoro importante. Io ricordo, e qui forse pure su questo dobbiamo mandare gli inviti ai commissari, quelli che non fanno parte della commissione,
Ricordo che proprio qui nella sala del Carroccio qualche mese fa l'assessore con il suo staff ha presentato il piano di riorganizzazione delle partecipate, ha dato delle indicazioni concrete. Ricordo che questa amministrazione sta lavorando dove scadono ovviamente e dove le scadenze impongono la nomina dei consigli di amministrazione. Sta procedendo alla nomina dei consigli di amministrazione. Io stesso sono impegnato in questo momento collaborando per la verifica dei curricula che sono arrivati per gli organi di controllo. Quindi vorrei capire, no, di che cosa stiamo parlando. È un processo che richiede tempo, è un processo che non solo richiede tempo perché alcune cose cambiano, anche perché sono legate poi alle scadenze che vanno rispettate anche dei contratti di servizio, per esempio, sono dei contratti di servizio in essere che non sono scaduti e scadranno, e quando troveranno nuova attuazione, ovviamente lo faranno nel rispetto di quello che è il piano industriale che ogni singola partecipata ha ricevuto, o meglio, ogni organo di amministrazione delle partecipate ha ricevuto come indirizzo. Quindi io credo, in sintesi, che visto il lavoro di preparazione che c'è stata, vista la condivisione che c'è stata sia con i commissari, con tutti i commissari, con tutti i consiglieri che fanno parte più o meno, credo, delle 11 commissioni permanenti, con cui la commissione bilancio ha portato avanti un'attività propedeutica all'assestamento, penso unica nella storia dell'amministrazione di questa città. Io forse è vero, non c'ero, ma non vedo nei verbali che abbiamo ereditato, cioè dalle precedenti esperienze, attività di questo tipo, attività che sono state fatte veramente in sintonia con il nostro esecutivo, in particolare con l'assessorato al bilancio, ma anche con tutti gli assessori o eventualmente i loro staff delle altre. Diciamo, che fanno riferimento alle altre commissioni, perché ricordo che in queste commissioni non abbiamo parlato solamente degli aspetti legati al bilancio, ma anche degli aspetti legati proprio all'amministrazione dei vari dipartimenti e quindi alle necessità, alle difficoltà, insomma, fornendo anche supporto e indirizzo, che è quello che poi alla fine una commissione deve fare. Io non avrei molto altro da aggiungere, solamente che so che fra poco comincerà il rito della presentazione degli ordini del giorno e di emendamenti. Ovviamente saremo qui a lavorare su questa cosa perché è nostro compito, però io chiedo ai colleghi, ci sono due colleghe delle opposizioni, magari anche in altre faccende affaccendate, però io direi alle opposizioni che forse in qualche modo magari stanno vedendo la trasmissione attraverso qualche televisore sparso qui nelle stanze del Palazzo Senatorio, direi di cercare di lavorare seriamente su questo aspetto, perché questa è una buona fase di assestamento, è una fase di assestamento responsabile e soprattutto riutilizzo in chiusura quella parola che ha utilizzato spesso l'assessore, è una fase prudente. Noi abbiamo voglia e desiderio di far rinascere questa città e lo vogliamo fare senza affermazioni altisonanti di cui qualcuno ci accusa. Vogliamo farlo con rigore, nel rispetto delle regole e con quella prudenza che dovrebbe contraddistinguere ogni buon padre di famiglia. Noi crediamo di essere dei buoni padri di famiglia. Grazie.